Salve a tutti, in questo video tutorial voglio fare una breve spiegazione sulla gestione dell'equalizzazione di ogni traccia singolarmente, in modo che non vadano in picco le singole tracce e che non vada in picco il master e finale. Poi parlerò un po' del gestione dell'equalizzazione per creare un master finale, che è la fase successiva. E adesso ascoltiamo brevemente questo brano, tanto per capire che brano è e di cosa si tratta. Ok, non serve ascoltarlo tutto. L'importante è che vi faccio vedere delle cose fondamentali. Non tutto il brano è gestito da file audio, WAV o loop. Perché, per esempio, questo che è il piano che adesso metto in solo e che comincerò a suonare è un synth. È questo e sta generando il piano. Quindi c'è una maniera diversa per gestire i suoni dei synth e i suoni dei wav. Questo invece è il wav del flauto. Quindi segniamo i properties. Ok, vedete l'onda del wav, del flauto, e sono due cose completamente diverse. Allora, partiamo dalla cosa più semplice, la registrazione con un microfono di un audio. Allora, vedete che qua, prima di tutto, dove non c'è audio, l'audio è zero, non c'è un fruscio di fondo. Questo è importante. Se avete già un fruscio di fondo su la parte dove non c'è l'audio, dove non c'è l'audio, perché quando sono partito a fare rec sono partito tanto tempo prima e mi sono preparato col flauto davanti e ho registrato, quindi da qui tutto questo pezzo è registrazione vuota senza audio e non è che ci si vede un'onda piatta molto piccola stretta. Se no è un problema, vuol dire che avete un microfono che fa impedenza o che avete messo il volume troppo alto e che c'è quel volume di fondo che non va bene. Questo invece è l'audio del flauto. L'importante è che questo audio non sia troppo alto, soprattutto non deve andare in picco, quindi quando guardate questa immagine qui dovete immaginare un'altra riga ipotetica a metà e anche un'altra riga qua a metà per dividere in 1, 2, 3, 4 sezioni esattamente, e fra la seconda e la terza c'è il vostro audio, non deve andare sulla prima e sulla quarta, perché altrimenti vuol dire che è quasi in picco. In certi programmi ci sono i V-meter con i vari volumi e c'è una parte verde che è corretto però un po' basso, poi c'è una parte gialla e poi c'è una parte rossa che è il finale quando va in clip, quindi bisognerebbe far rimanere il volume sulla parte gialla.
Ok, ma qua non ci sono i colori, quindi bisogna immaginarsi le cose con la riga che ho segnato, che ho spiegato prima. Il discorso è che ci sono altri programmi professionali che possono far vedere questo, tipo SoundForge o altri programmi tipo, aspetta che non mi ricordo il nome, e ve lo dico subito, Audition, ok? Adobe Audition può darvi una mano. Adesso, quando avete fatto la registrazione e sapete che la registrazione non è il suo in clip, allora potete cominciare a regolare i volumi della registrazione, perché una cosa che non si fa nel singolo suono registrato è normalizzarlo, altrimenti si alza, vai al massimo e soprattutto perde la dinamica, la normalizzazione del suono, quindi non va mai fatta. E infatti vedete qua il suono del flauto l'ho messo a più 8 e 2, perché qua il suono è veramente basso e in mezzo al mio brano mi serve più alto. Poi non è detto che la traccia sia tutta registrata allo stesso volume, e a metà della traccia c'è questa linea che vedete qua blu, perché praticamente il suono, questo, risultava troppo alto e quindi ho abbassato il gain a meno 5,4, in modo che i suoni siano tutti omogenei. Un modo per vedere se il gain è corretto è ascoltare il file audio di una sola traccia e guardare la traccia audio corrispettiva, che qua è scritto audio 4, quindi è audio 4 questa, e vedere il volume fin dove arriva. Arriva fino quasi al 12. Ok, adesso vediamo la traccia e la parte dopo come si comporta. Adesso c'è un vuoto. Anche la traccia dopo arriva quasi fino al 12. Quindi almeno a livello visivo le due parti di suono risultano allo stesso volume. Poi a volte può essere che a livello visivo vedo i volumi giusti, però a orecchio in mezzo al brano una parte sembra più alta, quindi meglio abbassarla. Allora, l'altra cosa è che ogni suono va equalizzato. In che senso equalizzato? Equalizzato perché potrei non volere delle frequenze, quindi le tappo. Allora, il mio programma Acid Pro ha il suo incorporato in ogni traccia audio un mini mixer a 4 bande. Allora, bassi, medi bassi, medi alti, alti. Allora, il flauto non mi servono i bassi, quindi li tappo così e ascolto il brano. Se tappo troppo, ovviamente non sente più niente. L'ideale sarebbe tappare le frequenze fino a quando non sento che ho tappato proprio la frequenza in questo caso del flauto. Allora torno un po' indietro e non tappo più. Quindi adesso levo solo i bassi, ma i medi li tengo. Poi vediamo se riesco a farvi sentire qualcosa. Se alzo tanto gli alti. Sentono tanto l'aria, si sente tanto l'aria che entra nel flauto. Ecco, adesso l'ho enfatizzata molto di più.
Non, nella mia testa per questo brano non ci vuole l'aria, perché dà l'idea se c'è troppa aria e vuol dire che ho suonato male, quindi preferisco far così. Non troppo. E non faccio neanche questa roba qui. Questa non mi va. Riproviamo? Forse sì. No, così si sente proprio l'aria e lo stesso effetto di prima. Ok, adesso che ho alzato, noi guardiamo, ho regolato i volumi delle frequenze, quindi ho alzato una frequenza. Quindi in teoria adesso il suono nel meter del mixer non dovrebbe arrivare a 12, dovrebbe andare anche un po' più alto. Ok, arriva più alto e sento anche un po' più di aria. Allora, siccome il brano col suono che arrivava a 12 era equalizzato perfetto, abbasso un po', li ascolto. Adesso mi sembra che il meter arrivi, no, è arrivato a 9. Gli abbasso un altro paio di colpi. Ok, adesso li ascoltiamo. Ok, è arrivato a 12, può andare bene così. Li ascoltiamo in mezzo a tutto il brano. Potrebbe bastare un altro po' perché vedo che ha dei picchi che arriva al 9. Non so. Ecco, adesso ho fatto un picco a 12 e si deve fermare il picco a 12 però. Ok, mi sta già meglio. Poi di conseguenza tutti gli altri saranno uguali perché sono tutti sulla stessa traccia e quindi sono stati equalizzati uguali. Adesso la cosa interessante è vedere cioè altri suoni vanno equalizzati in maniera diversa. Se prendi suoni audio WAV, se avete una cassa, voi dovreste cassa intendo kick, sapete che il kick il sistema sentire i bassi, dovete comunque oscurare gli altri perché poi quando avete 10-20 tracce tutte assieme ma anche meno si sente tutto una schifezza assieme perché quella traccia WAV comunque ha un po' di tracce no tracce di frequenze che non sono state filtrate, quindi tutti insieme fanno un po' un macello e non va bene. Quindi il concetto è un suono basso gli filtrate finché non rovinate il suono basso tutti gli alti e poi tirate un po' indietro in modo che ok non rovinate i bassi, viceversa suono alto filtrate i bassi finché non riuscite a toccare la frequenza del suono stesso, allora tornate un po' indietro e lasciate che il suono si senta. Con questo sistema qui voi filtrate le frequenze che non servono di quel suono. Poi ci sarebbe da parlare sulle armoniche. E sarà un altro argomento perché è veramente complessa sta cosa. Quello che è importante è che ogni suono filtrato e abbassato in questo modo non deve far alzare il master. E vi faccio vedere che il mio master è pulito, non ha effetti. Infatti adesso mi ha detto no plugin chain e mi propone la lista dei plugin. Quindi mi sta dicendo quale plugin vuoi mettere su. Allora, il mio master adesso sta arrivando fino a meno 3,8, quindi è comunque sotto lo zero, ma di tanto anche. Allora, potrei continuare a equalizzare gli altri suoni WAV, ma non è importante perché si usa lo stesso sistema. Adesso vediamo l'equalizzazione dei suoni col synth. Allora, l'equalizzazione del suono col synth non è che vai su questa traccia, clicchi sull'equalizzatore e c'è, perché l'equalizzatore sul synth non c'è. Allora, dipende dal singolo synth come è impostato. Allora, per esempio, apriamo questo,
Io apro qui, ma se voi usate Fruity Loop avete il vostro sistema per aprire i synth. Allora, qualche synth è pieno di knob e c'è anche altri medi e bassi. Voi potete giostrare con altri medi e bassi direttamente dentro il synth per regolare i suoni e quindi dire: ah, ok, ho regolato il suono, la frequenza del suono direttamente dentro il synth. Se ce l'avete, perfetto, perché è una figata e non dovete mettere altri plugin in più. Altrimenti avete comunque un mixing nella console, avete un synth e nel suo canale, quindi beccate qual è il canale del synth, che questo è questo qui, adesso lo facciamo suonare, adesso suonerà, ok, questo è il nostro suono, si possono applicare gli FX anche sulla traccia del mixer col synth. E qui si mette l'equalizzatore. Allora, io uso lo stesso equalizzatore che mi fornisce Acid su le tracce WAV perché funziona lo stesso anche sulle tracce col synth, cioè MIDI. Quindi metto il track equalizer che ovviamente voi non avrete perché si ha solo se avete installato Acid. Ok, ma ci sono tantissimi equalizzatori che al posto di avere 4 bande ne hanno anche 8, 16, 32 e più ne hanno più sono complessi da utilizzare. E per me bastano 4 bande. Allora, siccome questo è un piano soft, cavo un po' di bassi, cavo un po' di alti, poi so che già il suo piano che è pieno di bassi, allora io sto enfatizzando, vogliamo dargli un po' di alti, vediamo cosa fa. Non mi piace così, per me basta così. Allora, molto probabilmente sta andando in clip, infatti, è andato in clip. Allora, una cosa per capire adesso il volume da mettere, perché ho lavorato subito sull'equalizzatore senza guardare il volume originale, qual era. Allora, posso disabilitare l'equalizzazione, posso tornare nel mixer, riascoltare il suono, vedere che anche questo suono punta fra il 9 e il 6, ha dei picchi che sono fra il 9 e il 6, quindi ritorno nell'equalizzatore che ho solo disabilitato, lo riabilito. Ok, adesso questa traccia la abbasso in modo che il suono stia fra il 9 e il 6, troppo alto ancora. Po' troppo alto, tra il 9 e il 6 ancora alto, non di tanto però. Ok, dovrebbe esserci. Ecco, fra il 9 e il 6 c'è. È salito un po' troppo. Ok, fra il 9 e il 6 adesso c'è. Poi si ascolta anche l'insieme e si aggiustano i suoni, però far ritornare come prima più o meno è una buona cosa. Perché può essere che quelle modifiche delle frequenze, qualche suono non si senta più o si senta troppo. Ok, fatto questo, agisce nello stesso modo per tutti i suoni, però in questo caso io ho un suono particolare che è questo. Il fruscio di fondo e quindi me lo lascio così e non lo voglio neanche toccare perché voglio proprio che pigli tutte le frequenze, che sia proprio completo e deve essere proprio il fruscio del disco e il disco ha di solito ha tutte le frequenze. Ok, poi ho un interessante suono che è questo. Che è un violino synth.
Ok, allora, vi dico una cosa abbastanza importante e è della mia pecca. Allora, come ben sapete, ogni persona comunque non sente mai perfettamente. E quindi ognuno non ha mai un tracciato dell'udito perfetto. E quindi quando si andate a fare delle audiometrie non avete mai l'onda piatta che voi siete perfetti, sentite tutto perfettamente. Ognuno ha delle sue carenze. E quindi quando andate a equalizzare non lavorate mai con quello che sentite col vostro orecchio perché sennò vi perdete delle frequenze. Ognuno sente in maniera diversa. Io ho ancora più un problema perché sono un po' sordo e mi mancano le frequenze basse. Quindi per me è difficile sentire questo suono. Lo sento, forse lo percepisco, ma non ho un'idea ben chiara del suono com'è. Quindi per questa cosa qui vi dico quello che faccio io. E applico quasi le stesse regole del suono del flauto, degli alti e bassi, eccetera. Però faccio fatica a equalizzare i bassi e in tanti miei brani li ho elevati proprio tutti i bassi e tante volte vi propongo nel gruppo suoi brani che manca proprio il basso perché qualcuno deve aggiungercelo al posto mio perché non ho questa capacità di aggiungere o di scrivere tra il basso perché mi manca proprio la percezione. Allora, vado nel synth, rimetto il mio equalizzatore, track EQ. Ok, allora in teoria questo è un equalizzatore che ha, questo è un suono che ha tanti bassi, quindi levo tutti gli alti e lascio i bassi. Allora, come prima sarebbe da fare così, vedere il suono quanto sta fra il 18 e 15 sembra. Ok, perfetto, ci siamo. Quindi adesso posso andare a equalizzare. Beh, tutti gli altri, ovvio che glieli cavo. E i bassissimi glieli levo. E gli metterei i medio bassi. Ok, messi, adesso andiamo a vedere, il suono è sicuramente più alto. Come prima sto cercando di abbassare perché il suono deve andare tra il 18 e il 15. All'inizio del brano andava tra 18 e 15, ok, c'è, quindi è tra 18 e 15. Oh, io vi dico che sinceramente adesso questo suono non lo sto sentendo. Poco, lo percepisco poco e va anche verso il 12, però siccome io non lo sento, tendo a tenerlo più alto, quindi non lo sparerei più basso. Molto probabilmente adesso voi dite, ecco, io sto tenendo un suono più alto. Perché non lo sente? Sì, è vero. Quindi bisognerebbe lavorare sempre solo con spettroscopi. Visivamente e non uditivamente. Adesso che abbiamo messo a posto tutti i suoni, comunque il master non si è mai alzato perché non è mai andato in picco. Adesso riascoltiamo il brano in generale, senza avere fatto l'equalizzazione finale. Perché potrebbe darsi che nell'insieme qualche suono sia ancora da alzare o abbassare. Io proverei ad alzare questo che non sento. So che questo è andato in picco, andando in picco che devo abbassarlo, e lo riascolto qua un attimo.
mio master è nettamente sotto, è 1,5 rispetto allo 0. Ok, fatto questo, allora mi raccomando, non è che perché questo brano è tutto tranquillo e allora voi dite, ah, è semplice perché Ivo ha fatto un brano tranquillo, quindi non spacca. Il suono non è importante che sia un brano discoteca, un brano tranquillo, un brano new age, indie pop, si comporta tutto nello stesso modo, quindi la difficoltà che ho per gestire questo brano c'è di meno perché ho meno suoni sovrapposti ed è molto più chiaro la sequenza dei suoni e le frequenze che voglio dare. Mi sto semplificando la vita per darvi anche a voi qualcosa che si possa capire il risultato. Adesso andiamo nel master e vediamo cosa possiamo fare, perché adesso tendenzialmente, nonostante che abbiamo equalizzato ogni traccia, il master è piatto. Allora bisogna prendere il master e fare in modo che si spazializzi e che si equalizzi un po' e che magari dargli un minimo di compressione, ma un minimo oppure multi-maximizer, ecco il termine tecnico per migliorare un po' la qualità. Allora adesso vi faccio vedere i plugin che uso io. Allora vi dico, quelli sono quelli gratuiti e quelli no, perché se no qua andiamo in pallone e non capite. Allora ce n'è uno che adesso devo cercare, che è il S12, eccolo qua, che è un mixer e fa molto di più di un mixer. Adesso lo vediamo. Allora lo metto per primo di solito ed è un mixer con l'equalizzazione delle varie tracce, scusatemi, delle frequenze, quindi posso impostare determinate frequenze più alte, più basse e tutto il resto. E poi fa anche espansione del suono e altre cose. Allora, per verificare che questo funzioni, che faccia la sua espansione, c'è un altro plugin che metto in cascata. Adesso non mi ricordo il nome, però siccome questo programma, l'Acid, mi permette di avere una catena di plugin tutti assieme e di memorizzarla, io ne ho creata una che si chiama Mastering. E che ha il mio CS12, vabbè, è preimpostato per la musica discoteca, termine molto generico, ma adesso lo rimettiamo flat, non c'è il flat, lo rimettiamo vabbè, lo mettiamo come mastering, vabbè, lo posso lasciare anche così, non è un problema, basta abbassare un po' questo, adesso vediamo un po' di cose e eccolo qua, questo CS12, vi ripeto, è gratuito. Invece quest'altro che metto in fondo è T-Rack CS Mastering, che è quello che fa vedere se il brano è stereo o non è stereo. Allora, adesso vediamo una cosa. Se ho disabilito questo, cioè il CS12 che è il mio mixer, e disabilito anche questo, poi vi dirò cosa serve, il Waves L3 Ultra Maximizer, ma lo vedremo per ultimo. Lancio il brano. Vabbè, quel messaggio mi sta dicendo che è arrivato e che si è spento, ho spento subito, perché mi dice che secondo l'Acid questo plugin di T-Rack non sta funzionando. Invece funziona. Vedete questo? Questo è i vari suoni come sono spazializzati nell'ambiente. Allora, per fortuna io ho un microfono che è dinamico e il synth che sto utilizzando per il piano è già di suo figo e ha già una spazializzazione di suo. Quindi vedete che il suono si sta comportando come un'onda quasi sferica alle volte. Ok, se il brano non fosse spazializzato, vedreste una riga oblunga in verticale. E questi sono i picchi che vedete. Ok, adesso mettendo il CS12 con l'equalizzazione della discoteca, lo vediamo. A parte che equalizza rovina un po' tutto perché è un'equalizzazione della discoteca. Però guardate il master. Qua si possono vedere anche le frequenze. Ma non funziona, ogni tanto non funziona. Secondo me è anche per questo che il programma
L'equalizzazione però dello stereo è diventata più, come si dice, tonda, secondo me, rispetto a prima che non era sempre tonda, perché c'è nel CS12 l'opzione per rendere stereo il brano, infatti wide stereo, e quindi si rende il brano più stereo, no, più stereo, più spazializzato, ecco, perché non c'entra col pan destra sinistra, c'entra proprio con la spazializzazione nell'ambiente. Adesso se guardiamo il nostro master, comunque è sempre sotto, quindi se noi andassimo a generare il nostro brano sarebbe basso di volume. Allora una cosa che si fa è dargli una spunta in più. Allora torniamo negli effetti e praticamente ricordiamoci che per ultimo metto sempre gli effetti visivi, cioè il mio T-Rack per vedere i suoni, quanto sono spazializzati e se ogni tanto mi funziona le frequenze. Invece per primo metto sempre il mixer. Beh, l'equalizzazione comunque non è malvagia, però se fosse flat magari non toccherei l'equalizzazione dei suoni che ho già equalizzato prima. Quindi se mi date un po' di tempo le rimetto in flat. Magari qua ci sono già dei preset più carini, però tipo vuoi accentuare la chitarra, vuoi mettere il mastering, vabbè comunque. E la cosa interessante è, ok, a parte questo, che sono quasi messo in flat, scusate che li correggo un po', li metto in flat. La cosa interessante è, adesso vediamo il Waves L3. Allora, il Waves L3 va impostato semplicemente così. Si va sugli load, si imposta ai RES CD Master e sul tape si mette tape 2. Queste impostazioni me le ha date una persona che lavorava in una casa discografica. Mi ha detto fidati che così funziona, non toccare niente e vedrai la differenza. Adesso riascoltiamo il brano. E guardiamo come si comporta questo plugin. Gli entrano i suoni qui. Se arrivano sopra l'output qui, qua nella attenuazione vedete vedreste il rosso che va giù di quanto sta attenuando il brano per non farlo andare in clipping. Adesso guardiamo qui, i suoni comunque sono in stereo, scusatemi, sbaglio, sono spazializzati perché l'onda è sempre tonda e non è rovinata. Ok, adesso se noi andiamo a vederci il nostro master, comunque è ancora sotto, allora volendo si può alzare. Però vi faccio un esempio, se io alzo al massimo, prima o poi adesso che arriva il flauto lo farà, credo, andrei oltre al massimo. No, questo è un brano che in generale è basso, comunque potrebbe capitare che va oltre, quindi si ferma a 0.2 di solito, cioè col Waves si ferma a 0.2. Allora, avendo tutto così basso, una buona cosa da fare è mettere il master a 0. Master lo si lascia a 0 e si può pensare di alzare un po' tutte le tracce. Allora, cosa si fa? Si prende questa che è il due synth, che sono i due suoni. Gli altri due suoni sono i due audio. Perché i MIDI, o il 3 audio, scusatemi, perché i MIDI sono riferiti al synth. Allora, se ho selezionato tutti questi, posso fare, sto alzando tutte le tracce. Adesso vediamo, prima di tutto ascoltando, se le singole tracce sono andate in clip. Beh, ok, quella del suono del fondo, no.
singole tracce non vanno in clip ancora. E non vanno in clip neanche col master finale. Volendo posso alzare ancora e vedo che la traccia più alta è quella del synth e quella del flauto. Ok, vedo che questa è andata nella zona rossa, non mi piace, quindi abbasso in modo da non far andare nella zona rossa il suono. Perché se va lì è quasi in distorsione, o lo è. Comunque mi hanno sempre detto no, 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 in zona rossa non ci deve andare. Quindi rimanere nel giallo è una buona cosa. Ok, adesso scusate che volevo farvi vedere, ok, questo risultato. Questo è il nostro suono spazializzato. Ok, allora il prodotto finale è, vabbè, salviamo, non si sa mai. Poi ci fa come tutti i programmi, un bel export dei file in formato WAV, no MP3, WAV, in modo che si ascolti, poi si possa ascoltare bene su un altro programma che aprirò, almeno visualizzare tutto il brano, lo esporto, antiqua. Punto WAV. Allora, quando avrò finito, vediamo cosa ci interessa di fare. Ok, adesso qua c'ho l'antiqua punto WAV, eccolo qua. Allora mi apro il mio SoundForge, che è un buon programma per equalizzare meno beh, per quello che voglio farvi vedere io le stesse cose. Non lo apre così, devo fare così, devo andare qua, devo dirgli su desktop antiqua.wav. Ok, questo è il nostro brano antiqua.wav in mono. Perché adesso dobbiamo vedere perché l'ho fatto in mono. E anche questo è un errore non voluto. Quando faccio render as mono, eccolo qua, qual è il problema? C'è scritto i vari setup mono. Allora gli do 16 bit stereo. Ok, già meglio. E poi comunque potrei andare anche più alto. 32 bit eccetera. Per adesso mi basta il 16 bit mono, intanto per farvi vedere l'onda, meglio 16 bit stereo per farvi vedere l'onda. Ok, sta rigenerando il 16 bit stereo. Poi comunque sappiate che nei vari siti online tipo SoundCloud e altre cose, se mettete un 32 bit float o altre robe, non si sente un cacchio di differenza. Basta che gli date un 16 bit e basta, avanza. Ok, adesso glielo do l'impasto, devo far così. Antiqua.wav. Ok, eccolo qua. Allora, il nostro brano è sicuramente in stereo, perché vedete qua ci sono dei picchi che non ci sono di qua. E quindi questo è lo stereo. Questo non è sporco, ma all'inizio è proprio il suono del vinile, diciamo. Adesso, come il master che vedevate nell'altro programma, questo è il master di quello che sente. Quando all'inizio del tutorial vi dicevo delle due righe intermedie, perché su questo programma SoundForge ci sono, e praticamente il nostro suono non deve uscire fuori da quelle righe, altrimenti è troppo alto e si rovina. Adesso vi faccio degli esempi. Se voi avete fatto un master fatto da schifo,
Io adesso lo simulerò qui e gli dico, per esempio, normalizza e gli dico così. Svang. Potreste avere un risultato così. Allora, questo si vede a occhio, praticamente è andato sicuramente sopra le due linee intermedie e poi è andato oltre e ha clippato e ha tutto tagliato. Quindi adesso se ascoltiamo. Ha distorto tutto. Quindi il suono è veramente orrendo. Allora, tenerlo basso non è che è basso. È brutto, basso comunque mantiene la dinamica dei suoni, quindi è brutto dirlo, ma inutile dire io voglio ascoltarlo sul cellulare. Un brano fatto bene non può essere ascoltato sul cellulare, infatti così ha una buona dinamica dei suoni. Poi volendo qua c'è un'opzione che dice mettimi la normalizzazione a il massimo del peak senza andare in distorsione. Ok, me lo alza un po', però in alcuni punti ci va quasi sopra. Questo è un compromesso. Cioè, voglio farlo sentire anche sul cellulare. Allora lo metto, faccio questo ulteriore aumento del suono. Ok, però non bisognerebbe farlo perché aumentare il suono così e comunque in questo punto qui è andato un po' in clip, secondo me, e poi comunque si perde un pelino della dinamica. E in internet ci sono anche dei tutorial e dei video che fanno vedere la differenza di quanto i brani nel tempo si sono alzati di volume e perso di dinamica, quindi anni 60, 70, 80, 90, quindi sempre più alti di volume, sempre più piatti e zero dinamica, perché le nuove tecnologie sono orrendissime. Per ascoltare musica, un cellulare, un iPod, una cassa scrausa, Bluetooth, non vanno bene, però il prodotto deve essere letto e ascoltato anche da quei sistemi schifosissimi, quindi rovinano il brano per farlo sentire dappertutto. Vogliamo fare un brano professionale, lo dobbiamo fare con una dinamica buona, quindi un buon compromesso è questo, ma io salverei il mio brano così, come l'originale. Non è basso. È la situazione che sono riuscito a fare senza mandare in clip nessuna traccia. Quindi è una buona situazione. Ok, in questo sistema non vedete la spazializzazione e non, a meno che non gli date in pasto qualche spettroscopio e lo riuscite a vedere. La spazializzazione la vedete da qua con il T-Rack CS Mastering. Allora, ultima chicca perché è scappato nel video, ma ve lo faccio vedere comunque. Questo che vedete è il mio programma che sto utilizzando per fare il video tutorial. Si chiama OBS Studio ed è gratuito e lo potete scaricare sia per Mac, per Windows che per Linux. E si possono impostare tutti i vari le varie fonti e si può fare una composizione della scena e fare la registrazione e si può evitare anche di fare post produzione. Infatti questo video non ha post produzione. Adesso non è che ci interessa tanto, però una chicca per un altro programma gratuito va sempre bene. E mi aspetto che se ci sono domande su quello che ho spiegato in questo video le facciate, perché se non so rispondermi meglio così imparo qualcosa di nuovo. Perché per dovervi dare una risposta mi devo istruire prima io. Se so rispondervi bene perché vi rispondo, almeno capisco che quella parte che ho spiegato è stata spiegata male. Magari nei prossimi video cercherò di migliorarmi nella spiegazione. Per questo video tutorial è tutto e ci vediamo al prossimo.